Ehi, la ciurma! Io sono Max Testa e ben ritrovati in questo nuovo episodio di Expedition Sconquista. Ho fatto un po' di compere per la strada, ma ah, c'è un altro cadavere qua. Niente, andiamo a seppellire anche questo cadavere prima di arrivare alle Amazzoni. Ho trovato un po' di carne, un po' di roba. Cos'è che dice? Trovati il cadavere di un guerriero che deve essere stato gravemente ferito nella battaglia di Tenochtitlan. Gli diamo una sepoltura cristiana, va bene. Ah, i tribali continuano a perdere morale. Oh, non so cosa dirvi. Allora, niente, non ci arriviamo. Allora, siamo riusciti a vendere un po' di medicine, per cui ne sto facendo altre. Abbiamo trovato abbastanza olio, per cui gli ho fatto fare di nuovo delle lanterne che se non posso più fare perché abbiamo finito l'olio, ma adesso siamo a posto come lanterne comunque. Razioni? C'è una razione a tutti? No. Abbiamo preso 67 di legname, ma chi se ne frega? Cioè, abbiamo pieno di legname, ma che roba. Anche metallo, siamo pieni di roba. Lascia stare. Nulla. Nulla. Andiamo a vedere sul territorio della Amazzonia allora a sto punto. Ok, siamo qua ma non vedo nulla. Ah, da quel poco che avevo letto, intravisto, cioè le Amazzonie tipo si spostano in quest'area. E non è del tutto certo dove le troverai, da quello che ho capito. Per cui vedremo un po' che cosa ci troviamo. Allora, assegna tutti della carne che comunque non basta. Vabbè, siamo più di. Ma tu gli hai trovato 4 di medicina. Ah, ma quindi anche prima aveva trovato 4 di medicina. Abbiamo un sacco di medicina, possiamo anche smettere di fare erbe. Allora. Ma io di Amazzoni qua non vedo nessuno. Qua in mezzo alla foresta più nera, ma il passo di montagna dove ci porta qua? A fare il giro in là, vediamo un attimo che giro ci fa fare. Qua giuro che non sto vedendo niente. No, accampiamoci adesso. È una di carne a tutti. Vada. Ah, tu vai di nuovo a cacciare. Tanto di medicine abbiamo un po'. Poi ce le rubano. Non ne vale neanche più la pena. Ho trovato ancora metallo e un po' di carne. Guarda, qua ci sono un sacco di foreste che non si vede niente. Aspetta, fermati un attimo che non vorrei che ci fosse qualcosa qua. Vicino, invece no. Questo è il passo di montagna, ma non vedo nessuna Amazzone da queste parti. A meno che non siano morte dopo l'attacco di Tenochtitlan. E questo è il passo di montagna. Nulla. Boh. E niente, andiamo qua all'evento allora a sto punto, visto che siamo qua vicini. Vicini, è una parola grossa, vicini però. Oh. Vedere non vedo niente. Accampiamoci come ieri. Vada. Abbiamo trovato dei tesori, molto bene. Non sono una cosa definitiva, ma è meglio di niente, di sicuro. La cassa non sto neanche a prenderla, tanto non abbiamo bisogno di costruire nulla ora come ora. Razioni, sempre quella ieri, va bene, dai. Abbiamo trovato 3 di medicina. Solo 6 di carne? Dai. Potevate di sicuro fare di meglio. Devo poi controllare se hai 50.000 tesori comunque per tornare a casa, perché potrebbe volerci un botto di tempo. Allora, carne per tutti, che poi in realtà non ne abbiamo, va bene. 131 di tesori, solo 6 di carne, vabbè. Dai, tanto carne ne abbiamo per un po'. Cioè, abbiamo fatto scorte per un po', anche se scendiamo un po' sotto non è troppo grave. La ca... Guarda, è in mezzo ai piedi ma non la prendo. Le erbe no, non vado fino lassù a raccoglierle.
Ancora dobbiamo andare a dormire, va bene. 11 di carne, dai, ci può stare. Allora, ah, dobbiamo poi tornare al tempio là per lasciare i tesori che abbiamo. Non voglio rubare i tesori, voglio lasciarli, ma non voglio lasciare 60.000 tesori. Una di carne a tutti e consumiamo comunque 3 razioni. Vabbè, vada come vada. Oh, 17, buono. Buono. Mettiamo via solo 3, ma è meglio che niente. Ho visto un tesoro qua. Ehi. Che giro. Ah, deve girare tutta la foresta. Vabbè, dai. Ci metteremo un giorno in più probabilmente per arrivare là. Questo l'abbiamo già fatto, cos'è? Ah, un sepolcro. I sepolcri li lascio là dove stanno, non voglio rompere le scatole ai morti. 4. Allora, il signor pattugliero qua. No, vabbè, dai, mettiamo lui che tanto ci sta. Infatti ci hanno trovato 3 di medicina. Va che storia. Ok, vediamo che troviamo qua. Allora, ci sono un sacco di eventi. Vediamo qua, proviamo a leggere quello. A sinistra della porta dorata. Le mura a sinistra dell'imponente porta sono ornate con quattro meravigliose incisioni, tutte luccicanti d'oro. Esamina la prima. Vi è ritratto un bellissimo ragazzo che indossa una veste d'oro e gioielli di giada. Il suo nome è Xocipilli. Principe dei fiori, dio dell'arte, dei fiori e della danza, è seduto su un letto pieno di fiori più belli che tu abbia mai visto. Vedi l'immagine di una bella donna, tutta tempestata di pietre preziose e con la gonna adorna di scaglie di giada. Si tratta di Calciuchtli, dea dei fiumi e delle acque correnti. Il suo viso risplende di un sorriso benevolo, i suoi occhi, apparentemente gentili, osservano severi la tua anima. Ai suoi piedi è visibile un fiume vorticoso con onde di perle che si infrangono sulle sue gambe. Una creatura dalla testa di cane ti fissa, le mani scheletriche protese verso di te, le dita sono consumate fino all'osso e indossa delle placche ornate di giada sulle nocche. Tiene la mano sinistra alzata davanti a sé con il palmo rivolto verso l'alto, in un gesto di apparente benvenuto. Cioè, questo è benvenuto? Ok. Si tratta di Xolotl, la guida dei morti. Ai suoi piedi sono visibili dei cani che portano le anime al luogo dell'ultimo riposo. L'incisione rappresenta un uomo muscoloso con una gamba sola, con due strisce che gli attraversano il volto, una d'oro, l'altra apparentemente di perle nere. Sembra aver perso la gamba sinistra in battaglia, dal momento che termina in un moncherino insanguinato. Nella mano sinistra brandisce un magnifico scudo, nella destra uno spaventoso Makuahitl. Il suo nome è Tezcatlipoca, signore del nord e del giudizio. Indossa una pelle di giaguaro realizzata interamente con pietre preziose. Ai suoi piedi è visibile un grande giaguaro con le zampe piegate, pronto a compiere un gran balzo. E invece di qua ci sono altre quattro incisioni? Andiamo ora a destra, altre quattro incisioni. La prima incisione è terrificante, un'alta figura scheletrica sporca di sangue protende le dita ossute verso di te, come se volesse farti a pezzi. Nelle orbite ha due ametiste che brillano alla luce del sole, dando l'illusione che i suoi occhi si muovano alla ricerca di qualcosa vicino a te. L'effetto è inquietante. La figura è ornata solo con una collana, che a uno sguardo più attento appare realizzata con bulbi oculari umani. Oddio! Si tratta di Mictlantecuhtli, dio dei morti e re degli inferi. Ai suoi piedi una pila di teschi umani, tutti intenti a fissare nella tua direzione. La seconda, l'incisione rappresenta un gigante atletico massiccio che ha l'aria di poter frantumare la testa di un uomo stringendola nel pugno. Ha lo sguardo fisso sull'orizzonte, indossa un elmo brillante ornato di penne colorate. Nel colossale pugno destro brandisce un'arma fiammeggiante a forma di serpente. Il suo nome è Huitzilopochtli, dio della guerra e signore di Tenochtitlan. Ai suoi piedi svolazza una coppia di colibri realizzati in giada e madreperla. Terza, l'incisione ritrae un uomo con il volto ornato da una maschera allungata a forma di becco, indossa braccialetti di giada a forma di serpente e stringe delle penne nel pugno squamoso. Il suo corpo è completamente coperto di scaglie di giada ed è vestito con panni magnifici, interamente realizzati in un metallo all'apparenza incandescente.
Si tratta di Quetzalcoatl, dio del vento e signore dell'ovest. Sotto la vita, le sue gambe si fondono in un groviglio di serpenti squamosi. Quarta. Davanti a te vedi un uomo con grandi occhi rotondi e un ampio ghigno che scopre denti affilati. Nonostante l'aspetto spaventoso, ha una posa rilassata e non sembra aggressivo. Il suo corpo è coperto di gocce di opali e si distingue una fatica dei lampi d'argento dietro di lui. Si tratta di Tlaloc, dio della pioggia e della fertilità. Ai suoi piedi le gocce azzurre si trasformano in una pioggia scintillante. E questi quattro cosi? Spero siano più corti. Su piastre sono incisi dei glifi, sembra racconti una storia. Cerca di interpretare i glifi. Con l'aiuto di Nekalli riesce a comprendere le incisioni. Sembra racconti la storia della creazione del terzo mondo. Dopo che il mondo sprofondò nuovamente nell'oscurità, il grande dio Tlaloc si sacrificò per diventare il terzo sole. Gli uomini popolarono nuovamente la terra, ma il loro destino era sempre nelle mani degli dei. Quando la moglie di Tlaloc gli fu sottratta, lui fu colto dalla disperazione. Ne seguì una grande siccità, poiché la pioggia smise di bagnare la terra. Gli uomini lo imploravano di far piovere, ma accecato dal dolore e dalla rabbia, Tlaloc fece piovere fuoco, riducendo ogni forma di vita in cenere. Mentre il mondo ardeva, Tlaloc cessò di essere il dio del sole e pose dunque fine alla terza era del sole. Ok, sono tutte delle storie, mi sa. E gli altri glifi. Con l'aiuto di Anacaona inizi a tradurre le incisioni. Ok. Dopo la terza era non vi era luce sul mondo. La bella dea Chalchiuque decise dunque di sacrificarsi per diventare il quarto sole. Chalchiuque splendeva luminosa nel cielo, la sua gonna di giada dava luce e calore agli uomini, che ancora una volta prosperarono sulla terra, amava ed era amata. Per questo la quarta era fu fiorente, ma la situazione non poteva durare, perché gli dei divennero gelosi di tanta adorazione. L'accusarono di ingannare gli uomini, sostenendo che la sua gentilezza fosse disonesta e che agisse in preda all'egoismo soltanto per essere lodata. Ascoltate queste accuse, a lei si spezzò il cuore e pianse sangue per mezz'era, facendo affogare tutte le creature della terra. Poiché non poteva più sopportare i sospetti contro di lei, tornò sulla terra, ponendo fine alla quarta era del sole. Quindi queste saranno la seconda e terza era del sole, prima e seconda, immagino. Con l'aiuto di Nekalli, ok. Il primo mondo fu creato dal vuoto. Gli dei crearono le acque, le montagne, le foreste e gli animali. Ma un mostro marino affamato consumò la loro creazione e tutto il lavoro fu vano. Gli dei dovettero dunque entrare in guerra contro il mostro e ne uscirono vittoriosi dopo una battaglia interminabile. Ricrearono allora il mondo sopra la grande bestia e formarono i primi umani per popolarlo. Ma il mondo giaceva nell'oscurità, poiché non vi era luce nell'universo. Senza, nulla poteva vivere e nulla poteva crescere. Il grande dio del nord, Tezcatlipoca, si sacrificò per diventare il primo sole, dando inizio alla prima era. Fu un'epoca fiorente, gli uomini prosperavano e riverivano i loro dei, ma non durò a lungo, poiché gli dei erano volubili e inclini all'ira. Il primo sole fu distrutto dalla rivalità tra gli dei e, accecato dalla rabbia, Tezcatlipoca ordinò a Tecuantl di divorare tutti gli uomini. Così terminò la prima era del sole. Oh, tutte tragedie, insomma. Quando sembra tutto vada bene, finisce poi malissimo. Allora, grazie a Nakaona. Il primo mondo fu creato dal vuoto. Gli dei crearono le acque, le montagne, le foreste e gli animali. Ma un mostro marino affamato consumò la loro creazione. Tutto il loro lavoro fu vano. Ma questo ce l'ho già detto. Gli dei dovettero dunque entrare in guerra e... Ok. Questo ce l'ho già detto. Il grande dio del nord, Tezcatlipoca, si sacrificò per diventare il primo sole, dando inizio alla prima era. Fu un'epoca fiorente, gli uomini prosperavano e riverivano i loro dei, ma non durò a lungo, poiché gli dei erano volubili e questo lo sappiamo. Ah, ma ci ha detto... Scusa, il pilastro del sole 1? Ok. Dopo la prima era, il mondo precipitò nell'oscurità, la vita non poteva esistere. Quetzalcoatl, dio del vento, si sacrificò dunque per diventare il secondo sole. Gli uomini popolarono di nuovo la terra, tutto andava a meraviglia nella seconda era del sole, finché gli uomini si ribellarono e smisero di adorare gli dei, ok? Gli dei, in collera per la mancanza di venerazione, punirono gli uomini trasformandoli in scimmie, poiché non erano ormai che animali ai loro occhi. Quetzalcoatl era colmo di tristezza perché amava i suoi uomini imperfetti. Preso dalla disperazione, invocò un uragano che spazzò via tutte le scimmie dalla faccia della terra. Addolorato, Quetzalcoatl smise di essere il signore della luce, ponendo fine alla seconda era del sole. L'oscurità avvolse nuovamente il mondo. Ok, e la porta invece? La porta dorata. Mentre ti avvicini alle strutture ricoperte di vegetazione, un'imponente muraglia ti blocca la strada, ornata di pitture, incisioni ritraenti, creature antropomorfe. Alla fine della strada una gigantesca porta risplende alla luce del sole, nonostante la sua massiccia struttura sia ricoperta di rampicanti e altre piante.
Le pareti scintillano di riflessi d'oro. Il terreno al di sotto della porta presenta tracce della stessa polvere dorata. La superficie della porta è caratterizzata da varie protuberanze rotondeggianti, ognuna adornata da un'immagine incisa. Sopra le immagini vi sono altre iscrizioni, non capisci come si apre la porta, né pensi sia possibile scalare le alte mura del complesso. Osserviamo le iscrizioni prima. Con l'aiuto dei tuoi traduttori riesci a interpretare il testo sulla parete. Dice: colui che vuole dimostrarsi degno agli occhi degli dèi, ricordi i sacrifici disinteressati che essi fecero per i loro figli. Che l'ordine sia rispettato, così si accederà alla città dorata. Carlos Zaraga annuisce: mi sembra piuttosto chiaro, dobbiamo dimostrare di conoscere la mitologia dei nativi. Allora, ok, dobbiamo fare nell'ordine i sacrifici che hanno fatto loro. Per cui, allora qua, il primo cos'è che ha fatto? Ok, Tezcatlipoca si sacrifica per diventare il primo sole, quindi... Tezcatlipoca, che è, lo dice qua? No, e dopo lo dice nelle cose sulle pareti. E Tecuatl divorò gli uomini. Va bene, ma la dice i sacrifici dei tizi, per cui allora direi che... Allora, Tezcatlipoca è il primo che si sacrifica. Poi, qual è il secondo che si sacrifica? Quetzalcoatl. E il secondo sole. Poi c'è il terzo sole. Tlaloc è il terzo sole. Allontanati. E qua c'è il quarto sole, che era la tizia, no? Calcihuctlicue. Calcihuctlicue. Ok. Allora, vediamo un attimo qua sulle iscrizioni. Allora, la prima è Xocipilli, non me ne frega. Ok, allora. Donna fiumi. Onde di perle. La terza cos'è? Xolotl. Che no. Non ce ne frega niente di Xolotl. Tezcatlipoca è il primo sole. Uomo muscoloso, una gamba sola. Uomo muscoloso, una gamba sola. Scudo Macuahuitl, pelle di giaguaro. Scudo Macuahuitl, pelle jag. Ok, gli altri due li troviamo dall'altra porta, allora, immagino. Allora, prima incisione c'è Mikiktak, non è lui. Huitziblug, no. Quetzalcoatl. Allora, becco. Serpente. Evento. Tlaloc invece sarà il quarto. Grandi occhi rotondi, denti affilati. Grandi occhi, denti affilati. Lampi argento, pioggia
Ok, vediamo se ci bastano queste informazioni che ho scritto. Allora, osserva le protuberanze. Da un colpetto una delle protuberanze scopri che puoi facilmente farle scivolare dentro la superficie della porta. Sembra facciano parte di un qualche dispositivo meccanico. I meccanismi sono 8 in totale, ognuno ornato da un'incisione. Ok. Allora, mandiamo Anacaona. Allora, in ordine. Ah, il primo è quello muscoloso con... Accanto. Col giaguaro, con la pelle di giaguaro addosso. Sì. Ok. Il secondo è Quetzalcoatl, quindi becco, serpente, vento. Serpente. Poi c'è Tlaloc. Quello che ha gli occhi, i denti affilati, lampi e pioggia. Nube piovosa. E poi l'ultima è donna, fiumi, onde di perle. Onde. Quando Anacaona preme il quarto pulsante, il resto dei pulsanti scivola nella porta. Un forte stridore rivela il funzionamento di un vecchio dispositivo meccanico. La compagnia retra di un passo mentre l'enorme porta scivola di lato, cigolando e rivela l'entrata a una città scintillante. Yes! Ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Siamo passati 21 minuti già. E cosa c'è qua? C'è un tesoro. E ci sono... Ok, ci sono un sacco di altre cose qua dentro. Eldorado? È lei? Ma fichissimo, c'è un tesoro anche qua sotto, mi sa che non riesco a vedere. Possibile, sì. Nulla, facciamo che ci accampiamo qua e continuiamo nel prossimo episodio. Direi io. No? Hai trovato un equipaggiamento. Diamolo a... Abbiamo 365. Possiamo far salire qualcuno di livello o teniamo ancora il... Per fare un altro sergente. Fare l'ultimo sergente, sì, dai. A chi lo diamo l'ultimo equipaggiamento? Lo diamo a Trevino. Ciao Trevino. Detto questo, io vi ringrazio per la visione. Ci vediamo nel prossimo episodio in cui scopriremo quindi cosa contiene Eldorado. E speriamo tanti tesori perché ce ne mancano ancora più di 30.000. E vi ringrazio per la visione, vi invito a lasciare un mi piace, iscrivervi, lasciare un commento, a seguirmi sul canale Telegram per restare sempre aggiornati. Vi auguro una buona giornata. Ciao a tutti.